Buon pomeriggio, buon sabato a tutti quanti voi, ben ritrovati con Sporta 24 Live. Luca Mazzone, il campione paralimpico di Tokyo 2020, è stato protagonista di un bellissimo evento che si è verificato questa mattina, circa 2 ore fa, a Cerignola, in provincia di Foggia, un evento organizzato dal Liceo Artistico Sacro Cuore di Cerignola, dal titolo importante e crederci, arrendersi mai, così come è stata la storia umana e sportiva di questo grande campione. Noi siamo in grado, grazie anche alla nostra regia, di farvi vedere le immagini dell'arrivo di Luca Mazzone al Liceo Artistico Sacro Cuore. Possiamo far partire le immagini, vediamo se la regia. Eccoci qui. Questo è l'arrivo di Luca Mazzone, accolto dagli applausi della comunità scolastica. Eccoci qui, andiamo a sentire insieme quello che sta dicendo il presidente. Scusate per il suo nome, vedete, con grande emozione, sentiamo. Emozionato per questo evento, eccoci qui. Possiamo davvero ritornare in studio, ma forse la regia è in grado di poterti farci rivedere di nuovo quello che è successo questa mattina. Davvero qua è stato veramente successioni, grandi successioni. Di vedere nel corso della nostra edizione domenicale di Sport 24 Live. Bene, adesso dopo questa bella apertura entriamo ovviamente nel vivo della edizione odierna di Sport Report 24. Cominciamo con la pallavolo, con una importante nona giornata di campionato per la Fenice Libera Virtus, una sfida a salvezza importante e da vincere a tutti i costi contro la formazione di Cotopiano. Ennesimo scontro salvezza per la Fenice Libera Virtus. Nella nona giornata della Serie B1 femminile di volley, le ragazze allenate da Marcello Sarcinella sono attese al confronto sabato 11 dicembre alla Palasport Nando Di Lio contro la formazione del Cutropiano. Un vero e importante test salvezza per le ragazze ovantine che ancora non si sono riprese dalla spirale di sconfitte che le sta attanagliando e soprattutto su un gioco che fatica nei momenti decisivi ad essere importante. La sfida odierna contro Cutropiano rappresenta dunque un test da non sottovalutare, soprattutto perché è un avversario abbordabile, ma nel calcio come nella pallavolo mai dare nulla per scontato. La formazione salentina reduce dalla sconfitta subita contro Terrasini, mentre le Ovantine avevano perso a Castellana Grotte con il punteggio di 3-0. Una vittoria sarebbe l'ideale per ridare fiato ad una classifica fino a questo momento non lineare con i principi che si era ispirata la Fenice Libera Virtus all'inizio della stagione, ossia conquistare la salvezza.
E con l'aiuto della regia adesso andiamo a vedere il quadro completo di questa nona giornata del campionato di Serie B1 donne di volley. Eccole qui le sfide: sono Santa Teresa Messina, Telesino, Velendugno, Sicom Messina, Arzano Castellana Grotte, Desi Volley, Torrese Napoli, Fenice Libera Virtus, Cirignola, Cutropiano e Terrasini Team Secatania. Ricordiamo che in questo torneo la capolista è la Sicom Messina. Per quanto concerne invece la classifica, almeno per la zona salvezza, Terrassini a quota 7 punti, Fenice Libera Virtus a quota 3, Catania e Cutropiano a quota 0. Bene, adesso andiamo ad occuparci del campionato di Serie D con una sedicesima giornata calcistica importante per l'Audace Cerignola che domani pomeriggio al Montesi ospita il Rotonda. Ancora una importante prova d'appello per l'Audace Cerignola. Nella sedicesima giornata della Serie D, una delle due capoliste del campionato, l'altra è il Francavilla, affronta un nuovo esame allo stadio Montesi contro la formazione del Rotonda. I gialloblu Opantini di Michele Pazienza, dopo il prezioso 0-0 ottenuto in trasferta contro il Bitonto, cercano la vera fuga solitaria di questa stagione. Ma non sarà facile contro un Rotonda che, partito con 8 punti di penalizzazione, si trova adesso in zona centrale di classifica ed è una delle realtà più belle di questo campionato, con 17 punti all'attivo, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Rotonda, lo ricordiamo, reduce dalla sconfitta in casa ad opera del Gravina per 1-0, mentre la formazione gialloblu ha al suo attivo 31 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Un banco di prova importante da non sottovalutare sulla strada per cercare di mantenere vivo il sogno della promozione. Bene, come vedete anche dalla nostra regia, questo è il quadro completo di questa sedicesima giornata delle gironi di andata. Ne mancano in pratica quattro alla conclusione di questa prima fase del torneo: Casarano Nola, Casertana Sorrento, Lavello Brindisi, Nardò San Giorgio, Marianese Bitonto, Matino Francavilla, uno dei due big match insieme a quello dell'Audace Cerignola contro il Rotonda, Bisceglie Fasano, Gravino Molfetta ed Altamura Nocera. Andiamo a ricordare anche la classifica, almeno per quanto concerne le prime posizioni. Lo vedete, Audace Cerignola e Francavilla a quota 21, Bitonto 28, Nocerina 27 e Casertana a quota 26. Adesso andiamo a parlare del campionato di calcio di Serie A che ha preso il via per quanto concerne la 17ª giornata di campionato con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria, vittoria più cerchiata. Oggi sfide importanti per i destini Europa Salvezza e anche una possibile buca solitaria per lo scudetto. La 17ª giornata del campionato di Serie A è cominciata con la sfida venerdì sera con il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Per la formazione blucerchiata successo a Marassi con il punteggio di 3-1. Iniziale vantaggio con Gabbiadini. Poi nella ripresa il raddoppio ad opera di Caputo. Il terzo gol arriva con Janke Sunden su autorete. La formazione grifona di Shevchenko accorcia le distanze con Mattia Destro. Sabato 11 dicembre, tre sfide importanti che valgono da una parte l'Europa e la salvezza, dall'altra la vetta della classifica. Si parte alle 15 con la sfida del Branchi tra Fiorentina e Salernitana, con i viola in piena corsa per l'Europa. Alle 18 attesa al Benso per Venezia Juventus, con i bianconeri che continuano nel loro momento positivo dopo la Champions League. Infine alle 20:45 la capolista Milan cerca l'allungo solitario di questa prima parte di stagione, affrontando al Friuli l'Udinese, che deve riscattarsi dopo la sconfitta subita ad Empoli.
E allora andiamo a rivedere anche in questo caso con l'aiuto della regia quello che è successo ieri e soprattutto anche le sfide di questo pomeriggio con la Sampdoria che ha battuto il Genoa per 3-1 nel derby della Lanterna e poi Fiorentina-Salernitana alle 15, Venezia-Juventus alle 18 e poi alle 20:45 Udinese-Milan. Prima di chiudere questa edizione di Sport 24 Live, torniamo a rivedere le immagini che abbiamo visto in apertura di giornale dell'arrivo di oggi di un interessante incontro ha tenuto senz'altro chiudere, eccoci qui in questa edizione di Sport 24 Live del sabato. Vi ringraziamo per averci seguito e per essere stati con noi e vi auguriamo un buon fine settimana.